ragazzi, come sempre Travis che parla oggi, sono qui tornato con un nuovo video ragazzi. Oggi finalmente, come promesso, ve l'avevo anticipato su Instagram. Mi raccomando, seguite su Instagram a proposito Just Travis, mi raccomando, perché lì pubblico storie, novità eccetera, e anche quando escono i video. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella, lasciate un like se il video è di vostro gradimento. E oggi, come da titolo ragazzi, non è clickbait, vi mostrerò, parer mio ovviamente, le migliori cuffie sotto i 60 euro. Premetto che io ho provato vari tipi di cuffie, da quelle da 20 euro, parlo ovviamente di headset gaming, quindi complete anche di microfono, da quelle che costano 20 euro a quelle che costano 30 euro fino a quelle che costano 40 euro, e infine ho acquistato queste cuffie qui. Sto parlando ragazzi delle Klim Puma. La Klim è un'azienda che, se non sbaglio, è una startup che ha a che fare anche con l'Italia, cioè ci sono anche degli italiani dentro, però prettamente, se non sbaglio, è francese, e è un'azienda, una startup che fa dei prodotti davvero davvero buoni a livello di qualità-prezzo, perché sono prodotti che funzionano bene, che hanno delle feature da prodotti comunque top, e che però costano ovviamente molto meno dei prodotti top di aziende che conosciamo bene, come Corsair, come Razer, come Turtle Beach o altre comunque marche di hardware, che producono hardware appunto da gaming. Non è la prima volta che compro un prodotto Klim, quindi vi posso assicurare che i loro prodotti sono davvero davvero buoni. Io non ho mai riscontrato nessun tipo di problema con i loro prodotti, e se riscontrate problemi, comunque loro sono sempre disponibili. Infatti mi mandano anche mail chiedendovi se il prodotto va bene, se ha qualche problema, se avete bisogno di assistenza. Infatti la Klim vi dà anche una garanzia di 5 anni sui loro prodotti. No ragazzi, non è una marchetta, non mi hanno pagato, magari insomma mi avessero pagato. Le cuffie le comprate di tasca mia con i miei 60 euro, esattamente l'ho pagate 59,99 euro se non sbaglio, e le cuffie sono queste qui ragazzi, cuffie che sono davvero davvero ottime, perché vorrei parlarvi innanzitutto del comparto comodità, perché io prima avevo sempre della Klim le Impact, che non posso far vedere perché non ce l'ho qui, però erano delle cuffie ottime a livello di audio, ottime a livello di microfono, ma erano scomode. Invece queste le mettete in testa e vi giuro che non le sentite, così è come stanno in testa. È un po' grande questa parte qui, però c'è da dire che qui ci passano i cavi, qui ci poggia la testa, e devo dire che è davvero morbida questa parte qui dove appoggiamo la testa. E non so se riuscite a vedere qui, questi cavi qua sono diciamo metallo intrecciato, ricoperti di plastica, quindi davvero molto resistenti. Parliamo ragazzi, oltre a dell'ergonomia, che già vi ho detto che sono comode e si muovono i padiglioni proprio per aderire bene alla vostra testa, ci sono anche dentro delle spugnette che sono molto di qualità ragazzi. Io la prima volta che l'ho toccato ho detto cavolo che figata, sono veramente morbide e comode. Anche qui i padiglioni sono fatti davvero bene. Unica criticità che posso dare è che sono rotonde e non diciamo ovali, rettangolari, come ad esempio le Logitech, per dire, che sarebbero state leggermente, proprio leggermente più comode. Quindi forse questa è l'unica critica che posso dare a Klim, ma a livello di comodità ragazzi, ripeto, le mettete in testa, non le sentite. Parlando di microfono, il microfono si sente davvero davvero bene. Difatti io ci registro tutti i video che voi vedete sul mio canale, quindi avete l'imbarazzo della scelta, andate sul mio canale. Negli ultimi video almeno che ho registrato con queste cuffie qui, il microfono ragazzi per 60 euro è davvero un microfono della Madonna. Io personalmente non ho mai avuto, non ho mai provato delle cuffie con un microfono così performante, soprattutto a questo prezzo. Cioè la cosa divertente è che se noi andiamo a provare delle cuffie, ad esempio Logitech, che mi vengono in mente, che sono le più famose, da 80, 90, 100 euro, il microfono non è buono come questo. Il microfono tra l'altro ha una riduzione del rumore, infatti qui c'è il secondo microfono, quindi oltre alla qualità si sente anche meno il rumore esterno. Quindi ad esempio se avete la finestra aperta, le macchine che passano eccetera, i vostri amici sentiranno meno quel rumore lì appunto, e giocherete in maniera migliore, farete giocare loro in maniera migliore. Se registrare il video sarà sicuramente una buona cosa. Ma lo so che state tutti aspettando il momento dell'audio. Come si sentono queste cuffie? Sono comodo, ok, il microfono funziona bene, ok, ma come si sentono ragazzi? Devo dire che si sentono davvero davvero bene. Io le utilizzo su PS4, ma su PC danno ovviamente il loro meglio. Le ho provate su PC per un breve periodo di tempo, ovviamente, perché non ci ho giocato su PC, devo essere sincero, perché non ho un PC per giocare, però le ho provate, e su PC con Windows danno il loro meglio, hanno il loro perché, ve l'assicuro. Su console, quindi PS4, Xbox, che sia, funzioneranno alla stessa maniera.
E devo dire che si sentono davvero davvero bene, livello altissimo, bassi belli, anche i medi e gli alti non sono male, però ovviamente non sono cuffie per sentire la musica, quindi lasciate perdere se volete sentire la musica con queste, non è che si sente male, però diciamo i bassi sono troppo enfatizzati proprio per sentire meglio i passi, le esplosioni, eccetera. E riguardante questo, ragazzi, c'è il reparto vibrazioni, sì, perché queste cuffie vibrano, è una cosa che io non gli ho dato molto peso quando ho acquistato queste cuffie e però una volta arrivato ho detto ma proviamo sta vibrazione. Difatti qui sul controller che trovate, che contiene sia la rotellina per abbassare e alzare il volume, che funziona bene ed è molto molto precisa, molto meglio dei tasti per abbassare e alzare il volume perché questa è molto più precisa, come vedete c'è diciamo il tasto per accendere e spegnere il microfono. Quando è acceso il LED è acceso e questa è una cosa brutta perché avete messo un LED così grosso e così luminoso sul microfono che quando ce l'avete in testa e il microfono è messo così, cioè avete sta luce che la vedete, si vede, però mentre giocate non dà fastidio perché siete concentrati al centro dello schermo, ve l'assicuro. Comunque si può spegnere e accendere il microfono, lo capite appunto dalla lucina che avrei preferito non ci fosse, e poi si può accendere e spegnere la vibrazione indicata con una V che vi dà anche un feedback audio in cui si sente che l'avete attivata o disattivata. Parlando di questa vibrazione, ragazzi, non è altro che appunto una trasformazione, se vogliamo, proprio per dirle in maniera povera, delle frequenze basse in vibrazioni. La cosa bella è che le vibrazioni, cioè la vibrazione non è sempre uguale, ok? È più o meno rispetto alle frequenze che ci sono, quindi più la frequenza è bassa, più vibrerà in maniera intensa, ma non è una vibrazione tipo quella del cellulare che comunque può dar fastidio in testa, ma dici cavolo, mi vibra la testa, che cos'è? È bruttissimo. Invece no, è una vibrazione molto leggera, graduale, che dà proprio quel senso di enfatizzazione al game, ok? Se voi state giocando a giochi single player è bellissimo, cioè è bellissimo. Io ad esempio quando ho fatto la campagna di Battlefield 5 ho giocato con la vibrazione ed è stato qualcosa di assurdo, anche perché i suoni di Battlefield 5 sono fatti davvero davvero bene. Quando esplodeva una granata vicino a me sentivo quel suono acuto della granata insieme all'esplosione, al rimbombo dell'esplosione che era accompagnato da questa specie di vibrazione, quindi sembrava proprio di essere sul campo di battaglia e vivere quella esperienza. Devo dire che è veramente eccezionale il sistema di vibrazione, per quello che costano vi danno anche questo che è una cosa incredibile. Potrà non interessare a nessuno, potrà interessare a pochi, ma vi assicuro che averla non, diciamo, non dispiace perché comunque voi potete tranquillamente disattivarla. Infatti io quando vado a giocare a Fortnite, quando vado a giocare a Call of Duty o a Battlefield Multiplayer, quando voglio diciamo tryhardare, quando voglio giocare bene, non la uso perché è una distrazione se vogliamo, quindi per giochi competitivi non ve la consiglio assolutamente, ma se volete immergervi nel videogame, state giocando a un gioco single player, come ho detto, anche un multiplayer, però volete giocare tranquilli godendovi il videogioco, la vibrazione, devo dire che ha il suo perché, non mi dispiace, non mi dispiace affatto, però ovviamente va tolta se giocate, diciamo, più competitivi, ecco. Questa cosa ovviamente vale sia su console che su PC, perché comandate tutto tramite questo e non serve assolutamente il programma sul PC per poterlo fare, quindi davvero davvero ottima questa feature. Per quanto riguarda i materiali, plastica, assolutamente plastica, non vi aspettate niente di assurdo, però è una plastica buona, una plastica dura, e questo è alluminio, la retina in alluminio, LED rossi, clim, sono semplicemente dei LED, quindi non sono RGB, non si può cambiare il colore, sono così e basta. Voi accendete la console, il PC che sia, insomma, le collegate ad un'alimentazione e si accende questo LED rosso, insomma. Per quanto riguarda la connessione è USB, quindi non jack, e non vi danno lo split dentro la scatola per, diciamo, splittare microfono e audio e cuffie, purtroppo, però comunque su Amazon ne vendono una marea e quindi ci sta, ragazzi. Per il resto niente, secondo me per tutte queste cose che vi ho detto, assolutamente per 60 euro valgono tutto, cioè proprio valgono la pena, ma anche se costassero secondo me 80 euro varrebbe la pena. Infatti secondo me 80 euro è il prezzo giusto per queste cuffie, ma le vendono a 60, quindi buon per loro, insomma. Io le ho acquistate il 9 di marzo, adesso è 31 marzo, quindi le ho provate ogni giorno ho giocato con queste cuffie perché sono le mie principali cuffie, uso solo queste. Per tutti questi giorni qui, quanti sono? 3 settimane, 2 settimane e mezzo, non mi hanno dato nessun tipo di problema, funzionano al meglio, l'audio è potente. Bellissimo, calcolate che su Call of Duty sento i passi dei nemici anche non utilizzando percezione ambientale o comunque quel perk che ti permette di sentire appunto i passi dei nemici, quindi vuol dire questo che si sentono molto molto bene e molto forti soprattutto. Se avete questo budget
non potete non comprarle, perché veramente andare a spendere gli stessi soldi per un brand più famoso comporta solamente avere feature meno e driver effettivamente audio peggiori di questi qui. Si sentono davvero bene, sono comode, sono anche belle esteticamente a parer mio, poi quella è una cosa personale. Il microfono oggettivamente funziona bene e va bene. Unico difetto, ragazzi, ve l'ho detto, il microfono che per tirarlo giù è un po' macchinosa come cosa, la lucetta sul microfono che non mi piace assolutamente, però ora che ci penso si potrebbe anche coprire con un nastro isolante, vabbè. E questi sono altri discorsi. Riduzione del rumore del microfono, quindi funziona tutto come deve funzionare. Per 60 euro secondo me ne vale davvero la pena, ragazzi. Per questa recensione è tutto, io spero che vi sia piaciuta, spero che vi abbia aiutato magari a trovare il vostro paio di cuffie. Ovviamente si vendono su Amazon, spedizione un giorno, Prime tranquillamente, vi lascio il link in descrizione. Ripeto che non sono sottopagato, non è una marchetta assolutamente, l'ho comprato di tasca mia. Comunque ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto, se è così lasciate un like, un commento, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, attivate la campanellina per nuovi video, noi ci becchiamo come sempre al prossimo video, che è tutto, e bella ragazzuoli!